Ciao a tutti e benvenuti. Riprendiamo la storia dell'esplorazione spaziale da dove l'avevamo lasciata, cioè dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ci ritroviamo con Wernher von Braun costretto a trasferirsi negli Stati Uniti e a lavorare stavolta non più per l'esercito tedesco, ma per l'esercito americano. Dopo anni di studio, con i suoi collaboratori, riesce a costruire, a progettare, a costruire un nuovo razzo vettore basato sulla tecnologia dei tedeschi V2. E questo prende il nome di Redstone, un razzo vettore alto 21 metri che riesce a essere lanciato con successo, viene lanciato con successo e raggiunge la velocità di 5.440 km orari. Nonostante questo, non è abbastanza ancora per sollevare peso da terra e portare un oggetto in orbita. Ma cosa vuol dire portare un oggetto in orbita? Immaginiamo il nostro pianeta, immaginiamo di mettere sulla sua cima un cannone. Se spariamo con una certa velocità e una certa inclinazione, otterremo un lancio, una gittata, otterremo una forma a parabola con un oggetto che sale e poi ricade, e ricade trovando il terreno. Se proviamo a sparare più lontano e con un'inclinazione diversa, avremo una gittata maggiore, ma alla fine l'effetto sarà lo stesso, una forma a parabola fino a che non troviamo il terreno su cui impattare, su cui cadere. Se troviamo però la giusta velocità e la giusta inclinazione, potremmo sparare talmente lontano da superare la curvatura della Terra e per non permettere più all'oggetto di trovare il terreno nella caduta. In questo caso abbiamo posto un oggetto in orbita. Nel 1957 però accade qualcosa che prende in contropiede gli Stati Uniti, qualcosa di inaspettato, cioè il 4 ottobre del 1957 dal cosmodromo di Baikonur in Unione Sovietica viene lanciato lo Sputnik 1, il primo satellite artificiale della storia, cioè il primo oggetto costruito dall'uomo che riesce ad entrare in orbita. Si tratta solamente di una sfera di alluminio di 1,16 metri di diametro e di 83 kg di peso, un oggetto relativamente piccolo considerato quello che si riesce a inviare in orbita attualmente, ma che richiedeva un razzo vettore per portarlo nello spazio di nome R7, alto 34 metri e dal peso di 280 tonnellate. Cioè l'R7, l'enorme razzo di 34 metri, non è altro che un motore gigantesco, un serbatoio gigantesco per mandare una piccola sfera nello spazio che viene posta nella punta del razzo e che viene nominata ogiva. Lo Sputnik 1 compie 1400 orbite, continua a funzionare per 21 giorni e continua a mandare un segnale a terra per segnare la sua posizione. Vediamo dal punto di vista degli Stati Uniti. Immaginate di essere una persona che si trova negli Stati Uniti negli anni 50 ad ascoltare la propria radio, a potersi sintonizzare su una certa frequenza e poter ascoltare un suono, un beep emesso da una sfera di 83 kg lanciata dall'altra parte del mondo, dall'Unione Sovietica, dalla superpotenza rivale, che passa sulla vostra testa e non avete idea di come prevederlo o come poter impedire questa cosa. È una non tanto vaga minaccia, nel senso che si poteva essere benissimo una bomba nucleare che, a passare sugli Stati Uniti e invece di un oggetto, un satellite che poteva segnalare solo la sua posizione con quattro lunghe antenne, cioè lo Sputnik 1. Da un altro punto di vista, questo è un successo scientifico eccezionale. L'Unione Sovietica diventa la prima nazione al mondo ad inviare in orbita un satellite, il primo satellite artificiale della storia, lo Sputnik 1, e questo semplicemente dà inizio all'era spaziale. Intanto, se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube, a seguirci sulle nostre pagine Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati sul mondo della scienza e per seguire i prossimi episodi di questa grande storia dell'esplorazione spaziale. Grazie a tutti.